Ai medici e agli operatori sanitari è richiesto sicuramente un grande sangue freddo, soprattutto in alcune situazioni. Penso a un episodio di stretta attualità, il caso della piccola Noemi, la bambina di 4 anni che è rimasta gravemente ferita in una sparatoria proprio a Napoli, al centro di Napoli. L'onorevole Paolo Siani ha proprio ieri commentato con un post su Facebook il fatto che nessuno dei pediatri e dei chirurghi e radiologi e personale infermieristico tutto del Santo Bono, dove è ricoverata la bambina, avessero esperienza con questo tipo di interventi, ferite d'arma da fuoco. E in questo caso, appunto, proprio per loro hanno sicuramente operato in modo straordinario, hanno al momento salvato la vita alla bambina, speriamo che gliel'abbiano salvata davvero, comunque sicuramente un lavoro straordinario. In questo senso penso all'importanza della formazione, importantissimo, soprattutto appunto in questi casi così estremi. Assolutamente, perché la capacità di un medico che si trova in una dinamica di questo tipo, che è abbastanza caratteristica, nel senso che tu non sai mai che cosa ti entra dalla porta del tuo ambulatorio rispetto a quello che è il tuo ruolo, e quindi c'è anche questo, ahinoi. Il sangue freddo e la sicurezza con cui si opera è formalmente legato alla capacità di formarsi e di aggiornarsi rispetto e di mantenere esercizio rispetto ad alcune dinamiche. È chiaro che non c'è nessun chirurgo che possa prevedere di trovarsi a che fare con un modello di intervento che riguardi un bambino colpito da un'arma da fuoco. Però questo non significa che sostanzialmente quel chirurgo non debba avere tutti gli strumenti formativi e di preparazione e di aggiornamento che gli garantiscono di eseguire quel tipo di procedure nel miglior modo possibile. Non esiste un altro modo per risolvere questo tipo di dinamiche. Credo che, e speriamolo vivamente rispetto all'esito, ma sicuramente posso darlo per conferma rispetto all'impegno che c'è stato da parte di tutti gli operatori, partendo dai medici che hanno operato, diagnosticato, definito il percorso del proiettile e determinato quindi tutti i modelli di ragionamento sul tipo di intervento che andava effettuato per mettere in condizioni di sicurezza la piccola Noemi. Il dato principale è che questa è quella parte di lavoro che poi si fa in silenzio, come oltretutto ho letto anch'io il post dell'onorevole Siani, e che invece molte volte dovrebbe essere portato forse più in attenzione di quella popolazione, collegandolo anche al ragionamento che facevamo prima. I medici che stanno operando e forse salvano la vita a Noemi sono gli stessi che vengono aggrediti, non sono altri. Quindi formalmente il dato serio è quello di un messaggio che abbiamo promosso molto tempo fa su quel tema, che quando uno aggredisce il medico aggredisce se stesso, perché sta aggredendo qualcuno che poi per quella formazione, quell'aggiornamento, quel sangue freddo, quella capacità etico-deontologica è la stessa persona che un minuto dopo può stare là a salvarti la vita rispetto a condizioni che non sono usuali come in questo caso.